Se state valutando di giocarvi Dragon's Dogma 2 su Steam Deck, su Asus ROG Ally o su Lenovo Legion Go, non fatelo. Amiche, amici e belle persone in genere, bentornati sul mio canale, bentornati su Secondo Tava. Io sono Stefania Sperandio, se preferite Tava. Da un sacco di anni lavoro nell'informazione videoludica, ma da qualche tempo esiste anche Secondo Tava, che è il mio canale personale dove parlo delle cose che mi piacciono da un punto di vista soggettivo. Tra le cose che mi piacciono ci sono anche le piattaforme handheld. Ecco, da qualche giorno vi sto portando anche delle analisi di giochi recenti per farvi capire, avendo tante handheld a disposizione, come girano dei giochi che sono particolarmente attesi quando arrivano sulle piattaforme portatili. Ho aspettato più che potevo per Dragon's Dogma 2, nel senso che mi sono detta non fare subito il video, magari esce subito una patch che migliora la situazione. Per il momento la patch non è uscita, mi auguro esca prestissimo, perché anche se renderà obsoleto questo video, io voglio poter giocare godibilmente Dragon's Dogma 2 su qualcuna delle mie portatili e vi faccio sapere, vi spoilerò fin da adesso, che giocare godibilmente in un modo che renda merito all'immaginario del gioco Dragon's Dogma 2 in questo momento non è possibile su handheld. Il video anzi sarà insolitamente breve perché vi faccio vedere su Steam Deck nell'ordine su ROG Ally e sul Lenovo Legion Go come si comporta il gioco. Ecco, io penso che siamo su Steam Deck e state già vedendo tutto quello che serviva a vedere, perché insomma, oltre al fatto che l'immagine sia slavata, palesemente rovinata, è assolutamente ingestibile. Allora, la Steam Deck è impostata così, può giocare abbassando un po' questo magari, ma vado a ritoccare le impostazioni del gioco, perché sicuramente ha importato le impostazioni di come ce l'avevo sistemata su ROG Ally. 1280x720, 60Hz, massimo 30fps, senza V-Sync, risoluzione dinamica l'attiviamo, ed è già arancione la memoria per l'utilizzo. Super Resolution lo mettiamo su Performance. Occlusione ambientale disattivata addirittura, riflessi disattivati, qualità delle mesh minima, guardate, qualità delle texture, questa e altra la possiamo mettere anche su media. Tanto noterete che i cambiamenti sono talmente minimi, nonostante i campi che si possono provare a cambiare, che la resa del gioco purtroppo è quella che è. Cioè su Steam Deck assolutamente no, è veramente no. Io vi posso dire che per prima l'ho provato su Steam Deck e quindi ho completato il prologo così. Ho completato il prologo a queste condizioni, è stata una roba veramente terribile, perché giocare quella sequenza iniziale andava più o meno a una ventina di FPS perché era in un ambiente un pochino più controllato, poi è partita tipo una battaglia e siamo scesi dalle parti dei 10. È proprio un grosso no. Cioè possiamo provare a cambiare ancora qualcosina delle impostazioni, ma vi assicuro che cioè il massimo che arriviamo forse è 15, quindi ora come ora non si riesce proprio a trovare la quadra, purtroppo. Proviamo a togliere qua, ma insomma non cambia granché. Abbassiamo ancora qui. Se doveste perfino accettare su una piattaforma più potente di farlo girare, che cavolo ne so, con tutti i dettagli al massimo e a 10 fps, rimarrebbe tra l'altro comunque molto slavato, molto bruttino, quindi hanno ancora bisogno di un sacco di lavoro. Tra l'altro segna il carico della CPU al 30-40 adesso per cento, che è una cosa che non ha nessun senso neanche quella, perché in realtà pareva dalle versioni PC che il collo di bottiglia fosse proprio il fatto che sovraccarica la CPU, mentre qua, boh, non sa che sta facendo. Comunque, su Steam Deck ora come ora il gioco purtroppo è questo. Vedete anche in questo caso che parte finestrato e poi si estende. Dopo che riesce a completare l'avvio si estende a tutto schermo. Allora, eccoci qui. La ROG Ally è messa in turbo alimentata, quindi è al massimo possibile. Ok? Va
Allora, eccoci qui, qui vedete l'indicatore con tutto quello che vi serve sapere. Gioco impostato così. Togliamo il blocco. Qui c'è addirittura il V-Sync, glielo tolgo. E questo lo mettiamo in performance. Se avete sentito un ticchettio sospetto, era l'altra videocamera che ho dimenticato di staccarla e è andata in timeout e si è spenta. Allora, queste sono le impostazioni. Vediamo cosa ne otteniamo, ma vale un po' il discorso che facevo su... Non so se riesco a renderlo in video, però è proprio sgradevole da vedere, non... E io sono una per cui il comparto grafico conta tanto quanto, però qua si nota veramente tanto. Is a ladder. Shall we see where it leads? Perhaps new discoveries await us above. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. We could pick some now and use them when the need arises. Vale il discorso che dicevo, che sì, accettando che ci sono delle oscillazioni forti, perché quando si arriva nei combattimenti cala ancora, cala attorno ai 22, anche meno, uno potrebbe pure giocarci così, e sicuramente sullo schermo di Rogue-Ally, che è più piccolo, cioè meno un cazzotto in un occhio rispetto allo schermone gigante di Legion Go, però... Non lo so, dico per la millesima volta, lo dirò un sacco di volte in questo video, mi sembra un peccato, sia per il gioco che per quello che possono fare queste piattaforme, qualsiasi voi abbiate scelto, boh, non lo so, vedere un gioco che gira così male in turbo, siamo in turbo alimentato. Qui adesso c'era meno gente, vedete che stava salendo, stava andando dalle parti dei 40. Siamo al massimo della potenza di Rogue-Ally così. To ask, but what say you? Would you be willing to help? No, we'll be in need of helping hands for a while yet. Se dovessimo provare a metterla in prestazioni con il consumo dimezzato, vediamo che succede. No. Make haste then. We must leave anon. Very well. Speak with me. Non voglio immaginare se la dovessi mettere in silenziosa. Non voglio immaginare se la dovessi mettere in silenziosa, perché credo che forse va peggio di Steam Deck. Siamo lì. La rimettiamo in turbo, ma togliamo l'alimentazione, così va a 25, così. Mi sembra un po' meglio comunque in generale sul Rogue-Ally rispetto a Legion Go, probabilmente anche in virtù dello schermo, come dicevo. Poi, insomma, Rogue-Ally quando spinge, spinge tanto. Ha i suoi singhiozzi lo stesso, però adesso non siamo al massimo di tutto. Siamo in turbo, però non alimentato. Lo rialimentiamo? Vedete che è tornato turbo alimentato, si è messa l'impostazione. E stiamo solo gironzolando, non stiamo combattendo, non stiamo facendo niente di che. Però essendo un centro abitato, anche se piccolo, soffre abbastanza il gioco così. Ops, forse non dovevo salire qua.
Tra l'altro ho creato un personaggio bruttissimo, cioè mi sembrava carino quando l'ho fatto, ho detto vabbè dai lo lascio così, poi l'ho rivisto in game con le espressioni facciali, ho detto ok forse no. In compenso la mia piedina a chiave non è male, al contrario della stabilità del gioco purtroppo per il momento. Allora, la Legion Go è impostata così? Prestazioni, prestazioni, smart, prestazioni. È tutto su prestazioni, ok? E vi dico già da adesso che ho avuto un sacco di crash. In particolare su Legion Go, però l'ho provato un po' di più su Legion Go rispetto che sulle altre. Proprio dei freeze totali che devi andare a forzare la chiusura del processo a dimostrazione del fatto che il gioco è tutt'altro che pronto a girare su piattaforme come questa. Allora, attiviamo il monitor. Vedete qui sopra i dati, adesso sta segnando 30, a riprova del fatto che, come dicevo, in realtà si potrebbe, tra molte virgolette, giochicchiare su Legion Go e Rogue, ma è un peccato, perché, cioè, guardate, e poi è proprio slavato, guardate, adesso ho avuto un... Ma... Cioè, è proprio un voto, un salto della fede volerci giocare così, non... No, francamente non si raccomanda neanche chi lo aspettava da tutti questi anni. Se voi andate qua in sistema vi faccio vedere come ce l'avevo impostato. Siamo addirittura a 1280x720 col blocco a 30 fps senza V-Sync, risoluzione dinamica eccetera eccetera eccetera. Quindi è molto basso, non c'è niente di particolare impostato qui. C'è l'occlusione ambientale rispetto a come era impostato di là, ma è proprio brutto in sé da vedere, oltre all'irregolarità delle performance. Ve lo faccio vedere un attimo, perché qualsiasi siano le impostazioni che mettete non riuscite a o a renderlo un po' più definito, perché vedete che è tutto un po' mangiucchiato, o a renderlo un po' più stabile. Qua oscilla serenamente tra 20 o qualcosa, cosina in meno di 20, mi pare di averla vista girare a 18 una volta e circa 30. Gli tolgo giusto per scrupolo il blocco a 30, vediamo se riesce a andare più su, ma insomma massimo 60. Adesso stava a 14. Questa è la resa su Legion Go, che sapete essere molto potente. E, ribadisco, uno volendosi turare un po' il naso ci potrebbe pure giocare così, ma secondo me è un peccato. Cioè, secondo me è meglio aspettare, secondo me, che sia molto più pulito di così, anche perché ribadisco che al di là del fatto che possiate trovare soddisfacente o meno l'aspetto che ha il gioco, che sembra quasi che non abbia l'anti-aliasing o qualsiasi sia la pronuncia giusta, che io ho sempre pronunciato così in effetti, però si vedono un po' le seghettature dei bordi di tipo qualsiasi cosa sia nel mondo di gioco, oppure aumentandoglielo a mano non cambiava assolutamente niente. Non lo so, è un peccato. Se riescono a patcharlo e renderlo un po' più, ecco, secondo me è un peccato su una piattaforma così potente con uno schermo così grande giocare un'esperienza così castrata. Come potete vedere anche voi, è quasi paradossale andare a rispondere alle altre domande che compongono questo format, che ok, e quindi l'esperienza di gioco che ne ricavi qual è? Perché al momento non c'è un'esperienza di gioco, l'esperienza di gioco è completamente compromessa, nel senso che su Steam Deck non è giocabile proprio, credetemi, è stata una roba atroce completare il prologo agli FPS che vedevo, perché stavo veramente giocando con una specie di GIF animato, una roba del genere. E anche se riesce a essere un minimo più stabile su Rogue Ally e su Lenovo Legion Go, secondo me è proprio un peccato costringersi a un'immagine così tanto slavata
o comunque anche a oscillazioni così forti, perché comunque scende anche dalla parte dei venti e lo percepisci e ti compromette l'esperienza di gioco in sé. Quindi il prezzo di solito, no, uno che gioca con un handheld sa che avrà una qualità grafica minore, un colpo d'occhio diverso rispetto a giocare magari su un desktop o a giocare sulla propria console, però in questo caso il compromesso che è richiesto secondo me è troppo. Io al momento non mi sento di dire che sì, vabbè, comunque ci giocate a 20 fps, siete tranquilli lo stesso, perché è un peccato per il gioco e anche per l'esperienza che potete averne voi e anche per la piattaforma in sé, che può fare molto meglio di così, ma il gioco in questo momento è ottimizzato abbastanza male. Quanto è difficile da impostare? È una cosa che si risponde da sé. È impossibile impostarle in un modo che dia frutto, anzi ho anche provato sia su ROG Ally che su Lenovo Legion Go a sfruttare il lossless scaling per cercare magari di migliorare la resa. Messo finestrato, non c'è modo di ingrandire la finestra in modo che occupi tutto lo spazio del desktop, e comunque non ci guadagnava una beata fava, per dirlo in francese, anzi si slavava l'immagine, si creavano delle distorsioni, c'era un input lag fortissimo. Quindi non c'è proprio modo al momento di impostarlo in un modo che sia migliore di quello che vi ho fatto vedere, perché tra l'altro noterete che anche cambiando le impostazioni le differenze sono davvero minime, cioè rimane sempre brutto, punto, e quindi è un peccato proprio per il gioco. E quindi sono pleonastica nel rispondere all'ultima domanda che di solito caratterizza questo format, che ne vale la pena, la risposta è al momento no. La mia raccomandazione è di aspettare degli aggiornamenti che rendano vivibile la cosa su Steam Deck e che possano rendere un minimo più apprezzabile l'esperienza che potreste averne anche su Legion Go e su ROG Ally. Quindi ora come ora, alla data di oggi, io sto girando, oggi è il 27 marzo, io sto girando il 27 marzo, uscirà a breve il video immagino, alla data di oggi mi sento di dirvi che no, in questo momento non ne vale la pena. Potete giocare Dragon's Dogma su altre piattaforme dove comunque tecnicamente lo stesso è pesantino, o eventualmente, come suggeriva anche qualcuno di voi nei commenti nei video di Horizon Forbidden West, potete giocare Dragon's Dogma sul desktop e usare una delle vostre portatili per il gioco remoto dal computer desktop, in modo che faccia solo da schermo e faccia solo da controller e il gioco viene eseguito dal computer, perché in tutti gli altri casi l'esperienza che viene offerta adesso non vale la pena. È un peccato per voi ed è un peccato per il gioco. Spero che la situazione possa migliorare presto, tengo monitorato per eventuali patch, così torneremo a testare il gioco quando la situazione, spero, sarà migliorata. Intanto grazie per aver visto il video fino a qui, io sono Stefania, se preferite Tava, e ci vediamo presto su Secondo Tava.